Uno tra i primi indiziati, come ogni tanto raccontiamo in trasmissione, è proprio la Germania. La Germania, che con Deutsche Bank, in realtà è un gigante dai piedi di sopra e cristallo perché è pieno di immondizie, è piena di titoli tossici. La Germania, che si era in qualche modo fatta capofila di quella truffa chiamata Unione Europea, massacrando paesi come la Spagna, l'Italia, la Grecia, fra l'altro. Anche c'è ancora chi parla di referendum. Chiedetelo ai greci che cosa serve un referendum, perché gli unici che ne sono usciti con la Brexit sono coloro che non ci sono mai entrati, perché loro l'euro non l'hanno mai avuto. L'Inghilterra e il Regno Unito hanno creato l'Unione Europea, ma non ci sono mai entrati veramente. E non si capisce perché ancora oggi parlino per conto dell'Unione Europea. Basterebbe questo, e mi collego al discorso degli analfabeti funzionali. Ma la Germania adesso è messa peggio perché l'Italia, bene o male, italiani brava gente, noi ci aggiustiamo, siamo abituati, no, alle crisi e a vivere un po' con, in qualche modo ce la caviamo, all'ultimo arriva il miracolo e ce la caviamo. I tedeschi no, sta crollando l'immobiliare, Deutsche Bank è fragilissima. Che cosa succede se ci svegliamo un venerdì mattina, un lunedì mattina ed è crollata la Germania? Allora, la Germania è una nazione esattamente come lo è l'Italia, sotto il controllo dell'elite finanziaria. La stessa Deutsche Bank è una banca in cui la governance, io sfido chiunque adesso, è sotto controllo dei Rockefeller, perché la vera testa della Deutsche Bank è nella Citibank, che è una banca newyorkese, è la seconda banca americana dopo JP Morgan, JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, eccetera, eccetera, Bank of America, eccetera, eccetera. Questa è la gerarchia delle banche americane. Quindi, che cosa è essenzialmente la Germania? La Germania è stato uno strumento, un formidabile strumento di questa elite finanziaria da sempre, perché nessuno ha mai capito perché è scoppiata la prima guerra mondiale. I libri di storia ci danno delle motivazioni ridicole, non ha nessun senso la prima guerra mondiale. Il senso l'ho avuto per le implicazioni di carattere finanziario e di governo delle nazioni. Poi la prima guerra mondiale è accaduto che un personaggio assolutamente improbabile, un caporale dell'esercito, di nome Adolf, di cognome Hitler, è diventato il leader indiscusso della Germania. La Germania, che negli anni 30 aveva le pezze al culo, il marco non valeva niente, una birra si andava a comprare con una borsa piena di trilioni di marchi, la Germania in 2, 3 anni, 4 anni è diventata la potenza d'Europa negli anni 30. Tant'è vero che l'elite politica mondiale nel 1936 fece fare, che risulta essere ebraica questa elite, fece fare ad Adolf Hitler, notoriamente razzista e anti-ebraico, che gli fece fare le Olimpiadi, gli diede una meravigliosa occasione per diventare una sorta di modello per l'umanità. Quindi voi, se vi fermate, dite: ma com'è possibile che in pochi anni la Germania, che era messa male, che era diventata potente, e poi la Germania fa una guerra che si stava vincendo, poi a un certo punto va a attaccare la Russia e la perde. Cosa è successo? È successo che la Germania, le guerre e i governi sono burattini da sempre di questa elite che, con i soldi, con il potere dei soldi e della finanza, fa fare quello che vuole ai governanti, fa fare quello che vuole agli imprenditori. I grandi imprenditori, quando sono veramente grandi, sono in mano alle banche e conseguentemente non fanno più una cosa per un guadagno, per un profitto. Qualsiasi brevetto uno porta avanti, nasce, che so, a un'azienda, un brevetto per rivoluzionare il campo energetico e per dare dei grandi vantaggi, la banca dice: che cosa vuoi fare tu? Non lo fai.
non ti sviluppi. E allora lo strumento meraviglioso del potere di questa elite si chiama popolo tedesco. L'industria farmaceutica è stata creata nella seconda guerra mondiale, perché l'industria farmaceutica nasce, quella che conta, brevetti, logiche, dinamiche, da un conglomerato di aziende che si chiama IG Farben. C'è nei libri, io non sto inventando niente, cercatelo. IG Farben è un conglomerato di aziende, ufficialmente con tre famiglie: Warburg, Rockefeller, Standard Oil e Ford, anche Ford c'era per l'America. Questo conglomerato di aziende diventò fortissimo perché era accanto ad Adolf Hitler. I campi di concentramento furono costruiti, quelli grandi intendo, perché ne furono fatti, ne fecero. E Wojtyła da giovanotto cosa faceva? I grandi furono costruiti accanto alle fabbriche chimiche della Bayer, della BASF, dell'attuale Sanofi Aventis. Poi hanno cambiato tutti i nomi, no? No, però la Bayer è rimasta, perché la Bayer forniva l'insetticida con cui venivano casati gli ebrei nei forni. Però ovviamente questo non è un problema, noi tutti usiamo Bayer, aspirina. Per noi ve l'ha detto Gianmarco cosa faceva Wojtyła da giovanotto. Sono tutte collegate alle IG Farben. E al termine della seconda guerra mondiale molto, tanto know-how si trasferì da Francoforte, si trasferì in America, andò a rinforzare un tessuto di aziende, di imprese chimiche, farmaceutiche. Quindi dalla Germania viene tutto, perché il popolo tedesco è un popolo in gamba, è un popolo esperto, ha solo un problema, ce l'ha proprio secondo me nel DNA: obbedisce. È un popolo che storicamente vede le cose molto inquadrate e va avanti, vanno avanti come pompieri. Ovviamente questa è una cosa che da un lato è positiva, perché in Germania le cose poi funzionano quando le cose... Dall'altra parte però è negativa, perché può essere vittima di manipolazioni. Così come lo è stata adesso nell'Unione Europea, la banca peggiore nel mondo è la Deutsche Bank. La banca che è più piena di titoli tossici al mondo è Deutsche Bank, vi ripeto, non Deutsche Bank, che gli americani, la Citibank l'hanno utilizzata, perché le truffe dei derivati si fanno che ci devono essere più multinazionali e almeno due, ma anche tre, quattro banche d'appoggio quando costruiscono questi valori derivati che poi accorpano e fanno valori finanziari al sistema. Con questi valori finanziari al sistema creano il denaro, quindi la massa di denaro che è stata creata nel mondo è data a debito per oltre 200 trilioni a privati. Quindi ripetiamo le cifre: 61 trilioni i debiti pubblici degli stati, i debiti alle multinazionali nel mondo sono oltre 200 trilioni. Però tutti pensano ai debiti delle persone comuni, ma le persone comuni nel mondo non arrivano a 40 trilioni di debiti. Cioè il 99% delle persone ha tanti soldi, tante ricchezze, in Italia abbiamo case eccetera, e pochissimo debito. I debiti chi ce li avrebbe grossi? Le multinazionali. E sono debiti, cioè denaro creato dal nulla, che loro ci hanno e che loro vorrebbero mantenere, mantenendo tutto quello che hanno comprato con questo denaro. Quindi una truffa proprio in perfetto stile Klaus Situation Schwab. Il termine situation è perché Klaus Schwab usa sempre questo termine. Ve lo dico, sapete chi è Klaus Schwab, no? È il capo del WEF, con la sua lingua tedesca, parla The Situation. Incute già di voi, quando lo guardo.